Dopo il mezzo passo falso con l'Atalanta, la Juventus è adesso chiamata ad una serie di impegni decisamente insidiosi per tentare rimanere allacciata al treno scudetto. Dal big match col Milan al più lontano derby d'Italia con l'Inter, ci sarà da lottare per testare la reale forza del gruppo in mano a Massimiliano Allegri. Uno dei pensieri che già oggi affolla i pensieri dei vertici bianconeri è tuttavia rappresentato dal calciomercato che già nelle prime settimane del 2024 potrebbe regalare non poche sorprese al gruppo in mano all'allenatore toscano. Non ci sono dubbi sul fatto che Adrien Rabiot sia stato e rimanga una delle pedine preferite, praticamente insostituibile, nell'idea di calcio di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese era in scadenza lo scorso 30 giugno e solo il pressing costante dell'allenatore livornese sull'ex PSG ha portato al rinnovo annuale del talento transalpino, attualmente sotto contratto fino all'estate 2024 con la vecchia signora. Paradossalmente e contro ogni pronostico, le prestazioni in campo di Rabiot in queste prime giornate sono state parecchio deludenti. Nonostante ciò rimangono numerose le grandi squadre pronte a puntare su di lui per l'anno prossimo. A zero, in estate. Ma adesso l'idea che il francese possa effettivamente dire addio alla Juventus già durante la sessione invernale di calciomercato può diventare assolutamente concreta. Perché il piano di Cristiano Giuntoli prevederebbe una doppia fase. Da un lato la partenza anticipata di Rabiot che permetterà ai bianconeri di risparmiare 6 mesi di un pesantissimo ingaggio attualmente percepito a Torino dal 28enne di Saint-Maurice. Dall'altro, il direttore sportivo della Juventus ha già in mente il sostituto che in mediana darebbe tantissime soluzioni ad Allegri. Dopo essere stato per mesi vicinissimo alla firma con l'Inter, alla fine Lazar Samardžić pare destinato a trasferirsi a Torino. Il lavoro della dirigenza juventina con quella dell'Udinese va avanti per il prodigio di Berlino, ma nazionale serbo, classe 2002. In scadenza nel 2026 con i friulani, Samardžić è rimasto alla corte di Sottil dopo il mancato approdo all'Inter e le sue prestazioni sono state decisamente convincenti. L'ex Lipsia, nelle 7 apparizioni in campionato, ha siglato 2 gol con 451 minuti accumulati sul rettangolo verde. Da Rabiot a Samardžić. Così la Juventus vuole svecchiare il centrocampo e allo stesso tempo alleggerire il pesantissimo monte ingaggi costruito negli ultimi anni. Pogba positivo, ma non al testosterone. Può cambiare la tesi difensiva e la pena. Emergono nuovi dettagli nella querela Paul Pogba e per il suo caso di positività al doping. Anche le controanalisi hanno confermato la positività del giocatore nelle analisi che sono state portate avanti al termine della gara dello scorso 20 agosto 2023 e che aveva visto la Juventus battere 3-0 l'Udinese. Il giocatore avrà ora una settimana di tempo per presentare le proprie memorie difensive che porteranno al processo, ma proprio queste ultime potrebbero essere incentrate su una tesi rivoluzionata rispetto a quanto si ipotizzava soltanto fino a qualche giorno fa. Proprio la sostanza a cui Pogba è risultato positivo è emerso, secondo il Corriere della Sera, essere differente rispetto a quella ipotizzata. Il quotidiano sottolinea infatti come, sebbene in un primo momento sembrava il testosterone la sostanza trovata nelle urine del francese, tra l'altro ampiamente vietata e soprattutto ben segnalata e sempre meno presente negli integratori, Pogba sia stato invece trovato positivo al DEA, ovvero il deidroepiandrosterone. Perché c'è differenza? Perché il DEA,
più comunemente chiamato ormone della giovinezza, è un contaminatore classico di decine di prodotti contro l'invecchiamento e per il miglioramento della forza muscolare e, soprattutto, non sempre indicato nelle etichette dei prodotti. Proprio questa sottigliezza potrebbe spingere i legali del giocatore a sottolineare la tesi dell'integratore contaminato, anche se il giocatore dovrà risalire al modello e alle quantità assunte nella data precisa di assunzione che può essere ricavata dai test. Non ci sarà la soluzione, sia chiaro, dato che l'ignoranza in questi casi non è contemplata, ma uno sconto di pena, se la tesi sarà confermata, potrebbe essere sempre più probabile.